25 aprile, ma ci si diverte come in estate? Sì, anche di più. D'estate c'è più gente di solito. Uguale all'estate, se non di più. E la Tintavella come sta andando sotto l'ombrellone? Ma ancora non molto bene, sono stata solo in piscina purtroppo, ragazzi. Però se voi potete fare di più qua è meglio che lo facciate. Un bacio, ciao. Da 13 anni all'ingresso del Pineta, ma come sta andando questo inizio di stagione 2006? Beh, guarda, se il tasto lo devono dare i weekend di Pasqua e questo, direi che partiamo ottimamente. Il piede sembra quello giusto. VIP della serata, chi saranno? Ma della serata, come al solito, saranno vari ospiti VIP sportivi, spettacolo, c'era un po' di tutto. Tu sai che qui con noi c'è anche Lele Mora, quindi tutti i suoi personaggi di solito sono qui con noi. Com'è la gente qui al Pineta? Direi che noi prendiamo sempre il meglio, per cui le persone più belle sono i nostri clienti migliori. È stata teorizzata la natica perfetta con una formula matematica, ma qui se ne vedono di natiche perfette? A voglia, tantissime, c'è la perfezione qui. Cosa deve avere una natica perfetta? Non lo so, deve venire da me. È stata teorizzata la formula della natica perfetta? Sì, bene. Ne hai trovate qualche? Si vede moltissimo, è vero. La natica perfetta è in Brasile, anche se qua direi che ce ne trovano parecchie. Siamo ancora in estate, ma quali sono le prospettive musicali per questa? Beh, quest'anno sicuramente ci sarà, secondo me, un ritorno alle sonorità un po' più reali dopo anni in cui la musica elettronica ha un po' imperato ovunque in tutto il mondo. Vittorio Feltri, anche lei è un estimatore della Riviera? Ma io è la prima volta che vengo in discoteca, mentre sulla Riviera c'ero già stato. Come si trova in questa serata in discoteca? Ho capito finalmente perché i giovani si divertono e io mi rompo i coglioni. L'ho proprio capito bene. Questo è un fighificio. E quindi alla mia età, io sono un ex ragazzo di oratorio e mi lustro la vista. Fighificio, quindi lo consideriamo un neologismo creato da lei? Sì, un neologismo, ma credo che sia di facile interpretazione. Prospettive per quest'estate? Tornerò qui tutte le settimane perché ho scoperto un mondo che mi era ignoto. Ma lo sa che è stata teorizzata la formula della natica perfetta? Capisco, comincio a intuire. Alla mia età, verso i 63, comincio a intuire che cos'è la vita. La natica perfetta l'ha mai vista? Oddio, nel mio piccolo qualche natica l'ho vista anch'io. Poca roba, roba piccola, e ho avuto modo di apprezzare. Devo dire che questa sera, davanti alla quantità, avevo l'imbarazzo, non dico della scelta perché nessuno si offre, però diciamo la facoltà di ammirare. Melissa, sei stata contagiata anche tu da questa atmosfera festosa della Riviera Romagnola? Sì, è bellissimo qua, ci sono stati 3 giorni di sole e appunto, visto che avevo questi 3 giorni di vacanza, ne ho approfittato per venire qua. Mare e divertimento vanno sempre d'accordo. Cosa ci vuole per avere un sedere perfetto? Aiuto! Guarda, tanta palestra e allenamento e poi magari mangiare sano, quello aiuta sempre. In quanto a sederi perfetti, tu come ti ritieni? Buono, sufficiente, insomma. Diciamo che io lavoro molto, nel senso faccio tanta danza e tanta preparazione fisica, perché per il mio lavoro è essenziale. Quindi diciamo che sono in forma. Mettiamola così. Lele Mora, Milano Marittima, quest'estate sarà una terra di VIP. Come la vede? Beh, un paese del divertimento, ci si viene qua, ci si diverte, si sta bene. Ecco perché capito anch'io. Milano Marittima attira tantissimi
specialmente calciatori. I calciatori vengono qua perché ci sono tantissime belle donne e dove ci sono le belle donne arrivano i bei ragazzi. La sua estate dove sarà improntata? Ma la mia estate è Sardegna, sempre Sardegna e per sempre Sardegna. La Sardegna è un mare che è unico al mondo, un'energia meravigliosa e poi è una terra che io amo. E poi ho il billionaire. Con una formula matematica è stata teorizzata la natica perfetta. Lei pensa che esista una natica perfetta, un sedere perfetto? Ma ce ne sono tantissimi. Basta guardare un concorso che vanno per una campagna che non dico di intimo, cercano il fondoschiena perfetto. È partito con Susanna Messaggio a arrivare a Michelle Hunziker, ma poi qua basta girarsi se ne vedono tantissimi. Ma credi che si possa teorizzare con una formula matematica? Penso di sì. 60, 90, 60.